agguato in Calabria, ucciso davanti casa. Un uomo di 43 anni, Nicodema Loi, è stato assassinato la notte scorsa a Cirò Marina davanti al garage in cui temporaneamente viveva. Ad ucciderlo un uomo col volto coperto che, dopo aver sparato alcuni colpi di pistola, è fuggito su uno scooter. A dare l'allarme è stato il fratello, che gestisce un bar nelle vicinanze. Aloe era già noto alle forze dell'ordine, ma per reati minori, e non era legato ad ambienti della criminalità. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Minacciava di suicidarsi lanciandosi da un parapetto davanti al Castello Svevo di Capo Vaticano. Un turista olandese di 52 anni, ospite di un villaggio, è stato salvato grazie all'intervento dei carabinieri della compagnia di Vibo Valencia. L'uomo aveva raggiunto a piedi scalzi la struttura e minacciava di gettarsi nel vuoto. Un militare, parlando con lui in inglese, gli si è avvicinato e, coadiuvato dal collega, è riuscito ad afferrarlo per poi tirarlo in salvo. Melito Portosalvo, donna trovata morta, uccisa una donna di 45 anni. Questa notte, intorno all'1:30, secondo le prime ricostruzioni, è stata colpita con i colpi di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto nell'abitazione della vittima, sita in via Anna di Melito Portosalvo. La donna, dipendente della casa di cura di Villa Ania e moglie di un poliziotto della Polfer, è morta durante il trasporto in ambulanza verso il nosocomio Riuniti di Reggio Calabria. Mistero sulla dinamica dell'omicidio. Sono in corso le indagini. Denunciati 118 falsi braccianti, una truffa da 518.000 euro ai danni dell'INPS è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, che ha denunciato 118 falsi braccianti agricoli. Durante l'indagine è emerso che un'azienda agricola dal 2009 al 2012, attraverso falsi documenti, aveva assunto fittiziamente 118 braccianti che percepivano dall'INPS le indennità di disoccupazione, maternità, malattia. I finanzieri hanno accertato la sproporzione tra i braccianti assunti e i terreni che dovevano essere coltivati.